Nelle puntate prece prima del libricino del Muori, la persona in cui nome sarà scritta su questo quaderno schiopperà. È il fulco della trama, ho capito. Ah! Bam! È schioppato! Cucù! Ah! Vabbè. La seconda puntata del libricino del Muori comincia con tutte cose. Light però non è annoiato. Oh, perché c'ha da scrivere i nomi. Si è trovato un hobby. Giacomo Kun! Ridaglie. Oh, mo stavi proprio a fa' altro, eh? Manco lo stavi a guardare il libro. Pare fatta apposta. Stavolta te mette uno! Tutte cose ma tradotte. Tutte cose. No! Stavi a fa' altro! Come facevi a sapere? No! Bravissimo, Yaga! 10, 11, 12, 13. Ti metto 2, 10. Ti promuovo. Vattene, va. Va all'università subito. Vai a cagare, sei troppo intelligente. Ci fai sembrare tutti dei pirla. Sbam, Ryuk! Ryuk è condannato a seguire Light finché non stira le zampette o finisce il quaderno o lo passa a un altro, insomma, capito? Ma forever, pure sotto la doccia quando dorme, ma tocca a collo. Guardalo, pare che c'ha lo stand. Tizio bello, intelligente, esaltato che vuole essere un dio con lo stand. Comincia a ricordarvi qualcuno. E quindi, che famo oggi, Light? Qualche idea? Te ne do una io. Andiamo dal fruttivendolo a comprare le mele. Le mele, ne ho bisogno. Rispondimi, Light. Oh. Dai, non mi fa scenate. Odio quando non mi parli. Posso cambiare? Non te posso parlare in giro. A te non te vedono, ma a me sì. E metti in auricolare, no? Fa finta di parlare al telefono. Ah, so più sveglio io. Ciao, Light. Vuoi venire? Mega carcazzo. Eh? Oh no, grazie caro amico, ma devo aiutare la mia mammina perché so bravo. Ah, che bravo. Light va a casa e scrive nomi. Ma prima è passato dal fruttivendolo. Light, che c'è? Ma piate una pausa, vatti a fare una passeggiata, buttate sul letto, riposate. Certo. E poi vivrò una bella vita da sottopagato coi voucher o in stage. Anche se li ho ammassati quasi tutti quelli che pagano così. Sì, ma così t'ammali. Ho programmato tutto e quando te sbagli. Vedi, ho poco tempo per scrivere i nomi. Devo mantenere i miei voti alti, quindi devo studiare e devo dormire il giusto per una corretta circovascolarizzazione. Sì, ok, ma quanti cazzo di nomi stai a scrivere? Quanto ci metti a scrivere un nome poi? 30 secondi? Per due ore so tipo 240 nomi, ma datte una regolata! Ma i criminali sono tanti, eh? Fratellino, perché ti sei chiuso dentro? Che vuoi? Questa è Sayu, la sorellina di Light. So buona a fancazzo, help! Ma sei mia sorella? Sì, ma i geni di intelligenza ti sei fregati tutti te. A me sono rimasti quelli caruccetti, ah, piccolina lei. Vabbè, fammi vedere. Attento, Light. Se tu sorella tocca il quaderno, me vede. Me stappia per culo. Ma perché non l'hai scritto nelle regole? Ma perché non me l'hai detto prima? Cioè, stupido Shinigami, quanto mi fa arrabbiare sto Shinigami, porca puttana. Hello darkness, my old friend. Stiamo alla seconda puntata e questo già offende Dio dalla morte, eh? Opia per culo. Stupido Shinigami, vabbè. Che c'è, fratellino? Niente, me drogo. Sono teenager normale, giuro. Boom. ICPO, International Criminal Police Organization. Sbam. Tutta gente seria che discute. Ma non era una serie sui tenigerini? Qualcuno sta a far schioppare la gente! Ci sono arrivati! Ma quando la gente comincia a morire schioppa ancora a caso, uno si è fatto domande. Potrebbero essere più di un centinaio le vittime. Ma come solo? Questa è una settimana che scrive nomi! 100 a pagina! Vabbè. Sovrintendente, ci siamo! E mo chi sono sti due? Vabbè, ma questi devono già morire di acutissimo caso di esecuzione! E che famo divertir l'altri? Li volevamo ammazzare noi! Ma magari so fatalità! Ma che è serio questo? Ma chi l'ha fatta entrare sta scimmia? Ma come fatalità? Sono state le scie chimiche! Se morono i freebooter, famolo fa, che ce frega! Boni! Ma chi ha i mezzi per ammazzare la gente così? Una grande organizzazione! L'FBI, la CIA, i massoni, i rettiliani, il Movimento 7 Stelle, città Aldo Jones, andate a vedere Aldo Jones che è forte! Me fa ride, a me non me fanno ride in tanti. Vallo a vedere. Dopo questo video però, i crudisti vegani fruttariani! Vabbè, chiamiamo L. Perché parlano dell'alfabeto, capo? È una tecnica investigativa, stiamo a tornare proprio alle basi? ABC, DF, no! L è il più grande detective del mondo, che nelle riunioni dei più grandi detective del mondo, perché sono un sacco con sto primato, Conan si piscia addosso e Sherlock piagne come una fregnettina. E Batman? È successo un bordello, mo te lo dico. Sì, ma non sappiamo chi sia, né che faccia abbia. Come lo chiamiamo? Sa già tutto, L! Questo è L. No, questo è Watari. È l'unico in grado di contattare L. Ma chi è il maggiordomo? Ma che è un signore inglese di mezza età?
No, no, no. E fu così che Bruce Wayne fece causa a Death Note. Ecco che è successo con Batman. Anche la sua identità è sconosciuta. Ma sta là! Ma mo non è che se lo disegnano in penombra non sai chi sia? Ma che l'hanno fatto passare i controlli nell'ICPO? Non l'hanno visto in faccia? Ma che c'ha una maschera, una garzarete, deve fare una rapina? Cosa succede? Ciao! Mi chiamo Luigi. Mi chiamo Elle. Torniamo da Raito. Che sta? Non lo so. In una casa abbandonata. Dopo aver ucciso Montesi perché non voleva testimoni. Light sta prendendo provvedimenti. Dopo che Ryuk gli ha detto la regola del quaderno. Che tacci tu a Ryuk, dillo prima. E dà fuoco alle cose. Ma che stai a fa? Questi sono omicidi. Ma non se sa. State zitto, sono omicidi. E me dovete dare una mano. Soprattutto i giapponesi. Perché? Quello che ammazza la gente sta in Giappone. Ma che ne sai? Perché sono Batman? No, perché sono Elle. Capisco che voi poveri stupidini col qui degli zerbini serve una prova. E ve la darò. Arrivo in Giappone. Fatto. Risolto. Che ce vo? Sono un genio. Dove è nascosto il quaderno? Ma stavi qui. Sono stato un'ora saldata. Fa cose. Non mai visto. No. Vabbè, sta qua dentro. Light. Ti avevo sopravvalutato. Ma leva la chiave, a scemo! No, no, deve sta qua. Così salta all'occhio. E la gente pensa, ma allora qui non c'è niente di valore. E invece ti è. Me stai a fa' un scherzone. È un diario normale. Ah, hai messo la sopra copertina. Normale, eh? Così la gente se lo tocca manco me può guardare perché tocca la copertina. Sei forte! Oddio, potevo farlo. Ma no! La vera chiave è questa. Una penna, una penna. La chiave per il diario poteva essere solo una penna. Diario, penna, diario. Capita? La poesia proprio. Penna, diario, diario, penna. Oppure sto freccia, eh. Tu fai così e za. Ah, un doppio fondo. Vabbè, intelligente, ma chissà che mi credevo, eh. Però, unito alla chiave e al diario fake, sono tutte barriere, ci può sta. Non è male. Hai ragione, non è male. Se fossi un poraccetto qualunque, un pochino sveglio. E calla, vedi, vedi. No, perché ancora io che faccio le domande? Anche se qualcuno scoprisse il doppio fondo, perché sto cassetto mi pare un po' troppo basso rispetto all'esterno, e provasse a rimuovere il coperchio. Che è sta roba? Che cosa hai creato nella tua camera? La penna funge da isolante, così il circuito non si attiva. Perché se si attiva, pia tutto fuoco. Omae wa mou shindeiru. Noni? E addio prove. Ma addio pure camera. Meglio che scambiarla con una cella. Ma che gli dici a tua madre? Fatti i cazzi tua così impari a leggere il diario mio. Sì, ma hai dato fuoco a casa. Oh, sono lo studente mio del Giappone. Bello, intelligente, affascinato. Famiglia perfetta. Ma hai fatto cazzate? Una ma passeranno. E che cazzo, sono un teenager. Sì, ma levarlo da lì ogni volta è una palla clamorosa. Sì, dal sacchetto, di rimettere sacchette a benzina. Se volevo essere pigro non facevo il dio del nuovo mondo. Ma ho statale. Oh, bra. Non so più che dite. Hai risposto a tutto. Sei forte. Grazie. Ultime notizie. Sta a morire tutta gente cattiva. Sì, che bello. Devo andare a pagare le multe. Occhina, mi fa secco. Ryuk, guarda qua. Che cos'è questa scatola con le immaginine? Un PC. Perché non li fate pure voi? La carta è roba superata. Fate il Death Mac. Il D-Mac. Introducing D-Mac. When you scrivi a nome, that person crepa. But you need to sapere the faccia. Guarda sto sito. Kira. Chi è? So io. Vuol dire killer. Deriva dai celti. Vaffanculo. È la storpiatura di killer. Solo che i giapponesi lo sanno buoni. Kira, kira. I giornali e le tv e tutti sti media morti che ancora non lo sanno d'essere morti. Siete morti. Zombie. So i zombie. Sti media zombie non ne parlano. Ma il web è tutto un memino. E tutti mi amano. Perché regna l'anonimato. Questa è la vita. Se tu chiedessi a qualcuno, la pena di morte è giusta? Ti risponderebbe, uccidere è brutto. Io sono per la riabilitazione. Tradurre i meme inglesi va bene, lo fanno tutti, tutte cazzate. Lo dicono per far bella figura, ma in realtà me vogliono tutti beh. O perlomeno tutti quelli che non hanno niente da temere. Che guarda un po', so quelli che rimarranno alla fine. Tutto va secondo i miei piani. È troppo facile. Tempo 3 puntate potete chiudere la serie perché vinco. Ultime notizie, annuncio internazionale. Qualcuno vuole rompere le palle a chi? Vo passiamo. Ciao, mi chiamo Lind. Lind, Lind. Ok, ma Elle, ma non si era mai fatto vedere in faccia. Ma adesso sta facendo sul serio. Ma vai a cagare, era tutta scena. Già così te fai vedere. Meh, però l'aspetto ci sta, Ma immaginavo così. Signori, c'è qualcuno che ammazza la gente. Ma io lo catturerò. Dice che te cattura. Come cazzo fai a trovarmi? Non sai chi so. Non sai come ammazzo. Non sai dove so. Ammazzo dalla mia camera. No, come non hai niente. Come fai? E infatti, porello, mi sto a scaldare. Perché mi sto a scaldare? So che pensi di essere nel giusto ammazzando i criminali. Pensi di essere. Ma tu sei cattivo.
io? Cattivo? Ma che te frega, Light? Lascialo perdere, fallo chiacchierare. Io sono bravo, io sono il più bravo. Io ammazzo i cattivi. Se tu dici che sono cattivo, allora sei tu il cattivo. Questo discorso ha senso. Dovevi rimanere a far cioccolato, Lind. Te sei fatto vedere in faccia. Pure col nome bello visibile, va. È un po' sospettina sta cosa. Ma vabbè, sti cazzi. Alla fine quello che trionferà... con oddio da... Minchia, ha sprecato una pagina. Qui io mi ricordo, come se fosse ieri, la prima volta che vidi sta scena. È l'unica cosa che disapprovai di tutta la serie. Ma che io non l'avrei mai ammazzato. Ma fateli cazzi tu a farlo chiacchierà. Ma che te frega. Capito, così gli stai a dar sospetti. Gli stai a dire che è vero che tu ammazzi sapendo... fateli cazzi tua, così non ci capisce niente. Quindi è un errore nella serie. No. Perché qui ti fanno capire che Light è bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, fortunato, famiglia perfetta, ma è un pochino infantile. Light è uno che rosica. No, non è vero, non sono infantile, sono giovanile, naif, entusiasta. Bello, intelligente, modesto, simpatico, affascinante, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta. Vabbè, ma quindi crepa così, L, ti hanno presentato tutto Peppe? Ma non ci credo. Meno 5. Uno. Non muore. Ah, è un nome falso. È tutta cassa. Boh, muore. Non ci voglio credere. Kira riesce veramente a ammazzare la gente a distanza. E lo vedi? Sei uno stronzo. Te voglio dire una cosa. Quello non ero io. L'avevo capito. L'ho condannato a morte per oggi, quindi grazie, ci hai fatto risparmiare l'iniezione. E allora adesso il mio pensiero fa il povero Lind, che non solo gli hanno fregato il nome Picioccolatini, ma che si stava cagando sotto sicuro, perché quello era il giorno in cui doveva morire. Gli hanno detto vai, se non muori sei vivo. E lui lì, oddio, mocchina m'ammazza, poverino. Piccolo angelo. Vabbè, era criminale, t'ha fregato. Che taglio. Quindi tira. Viesce? Ammazzami. Dai, Dai. Già ho ceduto all'infantilità, ormai. Dico io, papà Peru. Che ti serve un nome? O una faccina? Oh, poverino. Quindi esiste gente che non puoi uccidere. Grazie per l'indizio. Te ne do uno pure io. Ma perché? Pure te sei un coglione, perché? Avevo detto che questo annuncio era in mondo visione. Ma ti ho mentito, è solo nel canto. Una regione del Giappone grossa, dove c'è sta pure Tokyo, così. Ma sto a tagliare! E lo sai perché lo so? Perché il primo morto che hai fatto è stato Gino Pippo Frebuda. Era un criminale minore. Ma io me ne so accorto. Perché so bravo, io so bravo, non tu. Sei in Giappone. Cazzo, me ne do andato al Giappone. Però se me ne andassi desterei dei sospetti. Perché se ne è andato dal Giappone? Porco Giuda, m'ha fregato. E ti servono un nome e un volto per uccidere. Ecco perché tu ti fai i cazzi tua. Capisci, Kira? Non manca molto prima che io ti catturi. Potete chiudere la serie fra 3 puntate. Vinco. La depressione colpisce Light come Bambi quando gli hanno detto che era maschio. Per 2 secondi e vabbè. Challenge accepted. L. Quindi mo ognuno deve scoprire l'identità dell'altro. E il primo che gliela fa vince e l'altro muore. Ho fatto bene a non tirarlo in Corea a Kim Jong-un. Anche se pure la medagliavo, pure la medagliavo. L. Kira, io non so chi tu sia. Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. Sono io. Quello bravo. Fine. Ma da ogni volta che faccio un riassunto di questo me lascia col fomento che ne devo fare subito un altro. Però devo fare Harry Potter. Porco Giuda, Harry Potter.